Buttava fuori anche tanto di succo, eh. Ma che roba. Peccato non avercene. Come il video, esce benissimo. Esce benissimo, esce. Spettacolare. Non ho parole, bro. Slow juice. Ciao amici, eccomi alle prese con un estrattore di succo. Guardate come spreme qui il succo e qui lo scarto. Prima di scoprire questa tecnologia ero solito spremere, ma non è la stessa cosa. La spremitura lenta consente al succo di trattenere vitamine, enzimi e minerali che per buona parte andrebbero altrimenti persi con altri sistemi di spremitura. Questo è lo scarto della spremitura di tre arance. Come potete vedere, questa tecnica consente di estrarre quasi tutto il succo dal frutto o dalla verdura che dobbiamo spremere. Facendo un confronto con un normale spremeprumi, questa tecnica consente di estrarre almeno il 35% di succo in più. Se siete genitori abituati ad acquistare al supermercato succhi di frutta pronti, date un'occhiata alla lista degli ingredienti e buttateli via. Il primo ingrediente è sicuramente l'acqua. Zucchero, aromi, conservanti e altre porcherie sicuramente non mancano. Il succo ottenuto con questo slow juicer è sicuramente più sano e contiene anche una buona parte di fibre non percepibili al palato, che i processi industriali tendono completamente ad eliminare. Vediamo ora come assemblare questa macchina. Abbiamo l'unità motore. Mi raccomando, se dovete pulirla non lavatela sott'acqua, ma utilizzate un panno umido. Questa è la camera. Nella camera c'è questo piedino di gomma. Dobbiamo assicurarci che il piedino sia inserito nella camera prima dell'uso. Quando lo abbiamo, lo dobbiamo invece togliere. Io lo rimetto in posizione perché la devo utilizzare. Inseriamo quindi la camera. Posizioniamo il filtro all'interno della camera e assicuriamoci che non si blocchi, quindi che non ruoti. A riguardo, assicuriamoci quindi che la freccia sul filtro corrisponda con la freccia sulla camera. Inseriamo poi la coprea all'interno del filtro, coperchio superiore, e lo blocchiamo. Possiamo anche aggiungere questa parte in alto. Il funzionamento della macchina è semplicissimo. Da questa fessura introduciamo la frutta o la verdura che vogliamo spremere. Se necessario, possiamo eventualmente spingerla con questo strumento. Abbiamo il congegno premendo il pulsante on. Andiamo adesso a mettere alla prova la macchina. Con le arance se l'è cavata benissimo. Ovviamente prima di spremerle dovete togliere la buccia. Utilizzerò qualcosa di molto più duro. Le carote. Mi limito a tagliarne un'estremità, sono abbastanza sottili quindi dovrebbero passare agevolmente. Abbiamo sempre lo scarto che anche in questo caso è asciutto. Guardate che bel succo di carota. Stupendo, stupendo. Guardate quanto succo mi ha tirato fuori da poche carote. Lancio una sfida a YouTube anch'io. Mischierò questo succo di carota con questo succo di arancio e lo berrò tutto d'un fiato. Guardate qua quanta roba. 300 ml. Squisito.
potrebbe capitare che la macchina si fermi durante la spremitura. I casi sono due: l'abbiamo utilizzata in continuo per più di 15 minuti, la macchina è intelligente e in automatico si arresta per evitare che inevitabili surriscaldamenti possano andare a danneggiare la qualità e le proprietà del succo. Altra possibilità è che l'alimento che stiamo spremendo si sia incastrato nella coclea. In questo caso è sufficiente premere il pulsante R, la macchina lo andrà così a spingere verso l'alto e si disostruirà in automatico. Queste macchine non sono adatte per spremere cibi duri come nocciole, fagioli e cereali. In conclusione, si tratta di un elettrodomestico molto utile da tenere in casa se siamo interessati ad un'alimentazione sana, se vogliamo fare bella figura con gli ospiti o se teniamo alla salute dei nostri figli. Questo in particolare è un prodotto low cost, pur essendo di qualità, che ben si presta anche a chi non lo utilizzerà molto spesso. In Amazon è venduto a meno di 60 euro. Se consideriamo che un succo di frutta fresco al bar non costa meno di 5 euro, con 12 utilizzi lo abbiamo già bello che ammortizzato. Sono ormai 6 mesi che lo utilizzo almeno una decina di volte ogni settimana e non ho mai riscontrato problemi. Se questa recensione ti è piaciuta, metti like, così avrò lo stimolo per farne tante altre. Se vuoi seguire le mie scoperte di prodotti che ci semplificano e migliorano la vita, iscriviti al canale. Alla prossima!